buonasera, ben trovati a Voyager per una nuova avventura ai confini della conoscenza. Bene, saliamo sul nostro eptagono, pronto il Nobitom ad aprirsi e metterci in contatto con altri mondi nello spazio e nel tempo perduti chissà da quanto. E proprio riguardo al tempo, questa sera dobbiamo parlare di qualcosa di speciale. Iniziamo questa nostra puntata ricca di argomenti con un tema che ha scatenato molta curiosità nella scorsa edizione di Voyager: John Titor. Quante volte avrete sentito fare questo nome? Un uomo che dice di vivere nel 2036 e grazie all'invenzione in quel periodo della macchina in grado di viaggiare nel tempo sarebbe tornato ai giorni nostri. Tutto questo nasce da un piccolo libro che vi facciamo vedere. Come spesso vedete nel corso della nostra trasmissione, i libri ai quali noi ci rivolgiamo, perché spesso noi usiamo molti libri per fare le nostre trasmissioni e quelli che usiamo poi ve li facciamo vedere nel corso in grafica, nel corso della trasmissione. Bene, John Titor lo abbiamo affrontato nella scorsa serie, abbiamo fatto una serie di puntate, ma questa volta ci sono delle novità. Dedicheremo un riassunto di tutta la sua incredibile storia all'uomo che venne dal futuro e alla fine una grande sorpresa proprio qui nel nostro studio. Una serata da non perdere. Iniziamo con John Titor. Questa è una storia difficile da credere, ma è una storia accaduta davvero. Il racconto di un soldato americano che sostiene di viaggiare nel tempo. Si chiama John Titor e dice di essere venuto a trovarci dal futuro, dall'anno 2036, prima di quella che lui chiama la Terza Guerra Mondiale. È qui per una missione precisa che decide di raccontare a migliaia di persone. È la cronaca dei 5 mesi più misteriosi che il mondo di Internet abbia mai vissuto. La fine di tutto è un libro. Quello pubblicato da un piccolo editore americano per volere della madre di John Titor. È la raccolta di tutti i messaggi scritti su internet da suo figlio. Un figlio che è venuto a trovarla dal futuro e che ora è ripartito. Ma che dietro di sé ha lasciato un fiume di parole, mille domande e alcune stranissime fotografie. Fotografie di quella che, secondo le parole della madre, è la macchina con cui John è tornato nel futuro. Una macchina del tempo. Io vengo dall'anno 2036. Le basi scientifiche per i viaggi nel tempo verranno gettate entro un anno nei laboratori del CERN di Ginevra e si completeranno nel 2034 con la costruzione della prima macchina del tempo. C'è un sito su cui posso inviare le foto senza dover dare informazioni personali. Mi piacerebbe mostrarvele e rispondere alle vostre domande. Su un forum americano è così che si presenta l'utente TimeTravel_0 e racconta di essere un viaggiatore del tempo, pronto a discutere con gli altri utenti del forum. Sono migliaia le domande che iniziano a travolgerlo, ma una delle sue prime affermazioni si rivelerà vera da lì a poco. Nei laboratori del CERN a Ginevra, qualcosa successe davvero nel 2001. Progettazione di un esperimento che potrebbe portare alla scoperta di universi paralleli e viaggi nel tempo, passando, prima di tutto, per la fisica dei buchi neri. Paul Davies, fisico teorico, in passato ha occupato la cattedra più prestigiosa della fisica in Inghilterra, quella di Cambridge, è convinto che la macchina del tempo si possa costruire. Quello che ci ferma nel costruire la macchina del tempo oggi, uno degli ostacoli è reperire una quantità di energia mostruosa, praticamente equivalente a tutta la produzione energetica mondiale terrestre.
Se non si può fare questo, si può andare nello spazio, oggi magari no, ma un giorno forse sì, e reperire le quantità mostruose di energia che fuoriescono dai buchi neri o addirittura dalle esplosioni di supernove. Nella Via Lattea, nella nostra galassia, conosciamo vari candidati come buchi neri. In particolare si pensa che al centro della nostra galassia esista un buco nero gigantesco con una massa pari a milioni di volte la massa del Sole. Se questo ostacolo lo possiamo superare, magari un giorno potremo costruire questa macchina per andare sicuramente nel futuro, ma forse anche nel passato. Nasce la possibilità che collassi gravitazionali in posti e in luoghi e tempi diversi nell'universo diano luogo a universi paralleli. Secondo gli scienziati, le basi teoriche per viaggiare nel tempo già esisterebbero, ma secondo John Titor tutto questo si verificherebbe tra circa 20 anni, cioè si passerebbe dalla teoria alla realtà in soli 20 anni. E questo lo racconta in internet parlando con altre persone, scrivendo questi testi, testi che si possono trovare ancora oggi, ancora presenti in rete. Cosa si prova quando si viaggia attraverso il tempo? L'unità ha un tempo di caricamento, quando viene inserita la destinazione nei computer. C'è un allarme che suona e una piccola luce fa partire un breve conto alla rovescia. Poi senti una pressione simile a quella che provi in un ascensore che sale velocemente e che continua ad aumentare. Non provoca danni al corpo, ma io evito di mangiare prima di un viaggio. Noi piloti dobbiamo indossare schermi per gli occhi perché attraversiamo una breve scarica di raggi ultravioletti. Per me è come guidare sotto un arcobaleno. Subito dopo, tutto si dissolve a nero e rimane tutto nero fino all'arrivo, quando un nuovo mondo emerge dal nero. Ma se vuoi, puoi tornare a casa? Sì. Certo. Qualcuno sa dove sei? Puoi comunicare con il futuro? No. Non sanno dove sono e non posso comunicare con loro. Dal loro punto di vista ritornerò praticamente nello stesso istante in cui sono partito. Solo che ai loro occhi sarò più invecchiato. Pensi che noi ti crediamo? Lo so che voi credete che io sia solo un mezzo scemo. A chi potrebbe credermi? È la mia migliore difesa, questa. Lascia che ti dia un esempio della situazione in cui siamo. Immagina di vivere nel 1900 e che un viaggiatore del tempo provi a spiegarti come funziona il motore a getto di propulsione. Nonostante l'aeroplano verrà inventato solo 10 anni dopo, il viaggiatore nel tempo dovrebbe riuscire a spiegarti le basi teoriche del volo. Solo dopo potrebbe passare a spiegarti il funzionamento del motore. Eppure è una scoperta che avverrà solo 30 anni più in là. Qual è lo scopo del tuo viaggio? Perché hai scelto proprio questo tempo? Già, qual è lo scopo di John Titor? Non è un semplice cittadino del futuro. Sostiene infatti di essere un soldato mandato in missione indietro nel tempo. È dovuto tornare nel passato per recuperare un oggetto molto importante. Ma poi ha incontrato qualcuno che non si aspettava, a cui ha fatto una promessa. E ora deve mantenerla, qui, nel nostro tempo. John Titor fa riferimento ad una missione militare. Lui, soldato del futuro, sarebbe dovuto tornare indietro nel 1975 per recuperare uno speciale computer IBM. Gli sforzi sono concentrati sulla riparazione del nostro ambiente. Sono stato mandato nel 1975 per recuperare un computer particolare e riportarlo nel mio futuro. I viaggi nel tempo li usiamo per reperire informazioni e oggetti che sono preziosi per riportare il mondo a una condizione normale.
dopo la Terza Guerra Mondiale. La maggior parte delle nostre missioni sono concentrate dal 1960 e il 1980. Perché proprio il 1975? Sono stato mandato a recuperare un vecchio computer IBM, il modello 5100. È stato uno dei primi computer portatili mai prodotti e ha la capacità di leggere i vecchi linguaggi di programmazione. Ci serve per debuggare diversi programmi nel 2036. Unix ha un problema nel 2038 e abbiamo scoperto che questo vecchio computer IBM del 1975 è in grado di risolverlo. Solo che nel nostro futuro non era rimasta nessuna di queste macchine. Ogni macchina parla il suo linguaggio, non a caso si chiama linguaggio macchina. La particolarità dell'IBM 5100 è che è stata implementata per parlarne due, quindi era in grado sia di parlare e capire il linguaggio della generazione attuale di macchine, sia quello della generazione precedente. Non è strano che nessuno abbia mai scoperto questa caratteristica speciale del computer IBM 5100? IBM non pubblicò mai questa informazione perché avrebbe probabilmente fatto crollare gran parte della sua azienda nei primi anni 70. Scommetto che agli ingegneri dell'epoca fu imposto di tenere la bocca chiusa. Questa funzionalità era stata in qualche modo mascherata per questioni di spionaggio industriale. Nell'agosto 2004 il Rochester Magazine trovò e intervistò Bob Dubicke, uno dei tecnici che progettò il computer IBM 5100. Dubicke confermò che le funzioni non documentate descritte da John Titor erano vere e furono realmente tenute segrete all'epoca. Allora, cerchiamo di fare chiarezza in un tema così particolare e lontano dalla realtà che conosciamo. John Titor viene spedito fino al 1975 per recuperare qualcosa, ma poi non torna nel suo tempo. Nel viaggio di ritorno si ferma intorno all'anno 2000. Perché? Come mai si è fermato? Si parla di una promessa fatta a chi? Se i viaggi nel tempo sono reali, dove sono tutti i viaggiatori del futuro? Perché non ci aiutano? L'ho già detto alcune volte. Voi mi fate una paura tremenda. Ma c'è di più. L'altro giorno ero in macchina con i miei genitori e guidavamo in autostrada. C'era una macchina in panne sulla corsia d'emergenza. Sono rimasto stupito di quante macchine passino senza fermarsi. Il motivo? Paura. Si pensa di rischiare a fermarsi per aiutare qualcuno e poi si pensa, tanto avranno un telefono cellulare. E se non ce l'hanno, una bella passeggiata fino al distributore gli insegnerà una lezione. Ricordati di fare benzina. Però hai detto che ti sei fermato qui nel 2001 perché dovevi aiutare qualcuno, o sbaglio? Sono qui a causa di una promessa che ho fatto al padre di mio padre nel 1975. Gli ho promesso che sarei arrivato nel 1999, subito prima dell'anno 2000. Millennium Bug, di cosa si trattava? Bene, un tempo i computer avevano poca memoria e quindi le date venivano espresse solamente con le ultime due cifre. Per esempio, 1975 si scriveva 75. Bene, arrivati alla mezzanotte del 31 dicembre del 1999, i computer avrebbero cambiato data da 99 a 00.
ma 00 per i computer che mai erano stati modificati sin dalla loro origine, significava 1900 e non 2000. Provate a pensare quindi che tutte le situazioni collegate a date precise si sarebbero interrotte perché sarebbero tornate indietro di 100 anni. Ma in effetti cosa è successo in quella notte, nella notte che separava il 1999 con il 2000? Nulla. Per molti questo problema sarebbe stato sopravvalutato, ma per John Titor la spiegazione sarebbe un'altra. Com'è possibile che qui nessuno si faccia la domanda giusta? Perché gli abitanti di questa linea temporale non si chiedono come mai il loro mondo non sia collassato il primo gennaio dell'anno 2000? Rispondimi a questo. Se tu potessi tornare indietro alla mattina del 7 dicembre del 1941, che faresti? Diresti agli operatori di Pearl Harbor di dare una seconda controllata ai radar? Prima di rispondere sì, immaginare la parata in tuo onore giù a Main Street, pensa per un momento alle conseguenze. Sei sicuro che se gli Stati Uniti non fossero entrati in guerra quel giorno, avrebbero poi avuto le stesse disperate motivazioni nel cercare di realizzare la bomba atomica prima di Hitler? O la tua azione eroica avrebbe portato Hitler alla gloria definitiva? Stai dicendo che i problemi che abbiamo evitato salvandoci dal Millennium Bug hanno generato altre conseguenze? E perché mai, scusa? Qual è il collegamento? Sì, c'è un legame tra l'esempio di Pearl Harbor e il Millennium Bug. Hai mai provato a considerare che io abbia già involontariamente alterato la vostra linea temporale? E cosa potrebbe succedere adesso? Sono nato nel 1998 e ho alcuni ricordi che condivido con voi su questa stessa linea temporale. Mi ricordo Disney World a Natale e la spiaggia di Daytona d'estate. Quando il conflitto civile iniziò a degenerare, la gente dovette scegliere tra rimanere nelle città e perdere gran parte dei propri diritti civili in cambio della sicurezza, o di lasciare le metropoli per aree rurali isolate. Una notte casa nostra fu perquisita e i nostri vicini vennero arrestati senza alcuna motivazione apparente. Questo convinse mio padre a lasciare la città. Tra gli 8 e i 12 anni vivemmo in una comunità agricola evitando il conflitto con i federali e con la Guardia Nazionale. A quel tempo era già chiaro che non saremmo mai più tornati alla vita di prima e che la divisione tra campagna e città diventava sempre più profonda e ostile. Nel 2011 avevo 13 anni. Mi arruolai nella fanteria chiamata Fighting Diamondbacks e ci rimasi per 4 anni, fino alla fine della guerra civile nel 2015. La guerra finì quando la Russia lanciò un attacco nucleare contro le grandi città americane, il nostro nemico, la Cina e l'Europa. Gli Stati Uniti contrattaccarono, ma le città e l'impero federale americano venne distrutto. Noi, gente di campagna, vincemmo la guerra civile. L'Europa e la Cina vennero distrutte. La Russia è il nostro partner principale, la capitale degli Stati Uniti ora è Omaha, in Nebraska. Cosa ha scatenato la guerra? È inevitabile o pensi che possa essere fermata? La guerra fu il risultato di una colpevole gestione della politica da parte delle leadership occidentali durante la guerra civile americana. E sì, penso che su questa linea temporale voi possiate ancora evitarla. E poi? Cosa succederà? Com'è il mondo nel 2036, quando sei partito? Nel 2036 io vivo in Florida, insieme alla mia famiglia, e sono a distanza nella base di Tampa. La terza guerra mondiale nel 2015 ha ucciso circa 3 miliardi di persone. I sopravvissuti sono cresciuti insieme, standosi vicini.
La vita nel 2036 è centrata sulla famiglia e sulla comunità. Non potrei vivere a centinaia di chilometri dai miei genitori. Non esiste più nessun grande complesso industriale che produce quantità massicce di inutile cibo e inutili oggetti per l'intrattenimento. A causa delle radiazioni, l'acqua è purificata a livello comunitario e mangiamo solo ciò che produciamo. Tutto viene coltivato e allevato localmente. La gente passa molto più tempo a leggere e a stare insieme. È il 24 marzo del 2001. John Titor sta per ripartire, per tornare nel suo tempo. Gli arrivano molte domande via internet, in particolar modo intorno a quella che lui profetizza come la terza guerra mondiale che starebbe per arrivare. E noi qui speriamo che tutto sia solo un'invenzione, perché non possiamo pensare che arrivi un cataclisma di questo tipo sulle nostre teste. Ma torniamo a questo viaggio fantastico. John Titor risponde e lascia 10 consigli, un decalogo da seguire, il suo vero e proprio testamento. Sto per lasciare il vostro mondo. Ho visto che negli ultimi giorni molte delle vostre domande riguardavano la guerra che verrà. Non so se sarà come quella che ho vissuto nella mia linea temporale, ma in ogni caso ho pensato a una lista delle cose da fare per essere preparati. 1. Non mangiate animali che sono stati nutriti con cadaveri della stessa specie. 2. Non abbiate rapporti intimi con persone che non conoscete. 3. Imparate misure sanitarie di base a purificare l'acqua. 4. Imparate a usare le armi, a sparare e a pulirle. 5. Comprate e imparate a usare un kit di primo soccorso. 6. Trovate 5 persone di cui vi potete fidare nel raggio di 100 miglia. 7. Comprate una copia della Costituzione e leggetela. 8. Comprate una bicicletta e 2 set di gomme. Pedalate almeno 20 km alla settimana. 9. Mangiate di meno. 10. Pensate a cosa portereste con voi se doveste lasciare casa in 10 minuti per non tornare mai più. Ma devi proprio andare, ci mancherai. Quello che mi continua a impressionare è che nessuno in questo mondo si chieda come mai il Millennium Bug al Capodanno del 2000 non ha fatto nessun danno. Addio. 2 anni dopo, gennaio 2003, una donna si presenta presso uno studio legale. Dice di chiamarsi Kay Titor, la madre di John. E dice che il suo figlio è tornato indietro nel tempo e si è fermato ai nostri giorni tra il 1998 e il 2001. Tra le prove prodotte ci sarebbero foto, documenti e soprattutto una videocassetta, sulla quale sarebbero state impresse le immagini addirittura della partenza di John Titor con la sua macchina del tempo. My name is John Titor. I come from the year 2036. Che avventura, che viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Tutto nasce da un libro ancora non tradotto in Italia, dove è raccontata la storia di John Titor. All'inizio, nel 2002-2003, qualcuno aveva criticato anche aspramente questa ipotesi. Poi si è visto che qualcosa, per fortuna non tutto, quello che aveva detto John Titor nel 2000, negli anni successivi si è verificato. E allora, come dire, abbiamo deciso di vedere cosa coincideva e cosa non coincideva, cosa era vero e cosa non era
vero, e abbiamo fatto questo viaggio che dobbiamo dire ha scatenato molto più interesse di quanto noi stessi potevamo immaginarci, ma c'è qualcosa in più, c'è qualcosa di nuovo, non ci siamo fermati solo a raccontarvi quello che era scritto su questo libro, non ci siamo fermati a raccontare la storia di John Titor e capirete tra breve di cosa stiamo parlando, perché abbiamo bisogno di parlare con una persona che sicuramente ci può aiutare, una persona che può chiarirci alcune cose importanti riguardo la storia che abbiamo appena visto. Signore e signori, questa sera Voyager, John Titor. John Titor, che piacere averla qui. È stato faticoso il viaggio dal 2036 a qui un'altra volta? Not bad. It was okay. Thank you. Quite comfortable. Ha trovato molta difficoltà nel riambientarsi un'altra volta nel 2008? No. You are quite friendly. E adesso possiamo dire la verità, perché questo signore che voi avete visto come John Titor, in effetti, è Simone Spinazzè. Grazie per essere venuto qua, Simone. Grazie a voi. È un attore che ci ha aiutato a ricostruire la storia. E allora, Simone, però ci sono successe delle cose molto particolari dopo che è andata in onda questa cosa. Che è successo? Se si partecipa ad un film che è chiaramente un'operazione di finzione, si sa che quello è l'attore che ha interpretato. Però non penso questa sia stata una cosa chiara a tutti riguardo John Titor, per cui capitava anche sulla metropolitana, continua a succedere, che qualcuno mi guardi perplesso, non sa come rapportarsi alla cosa. Nessuno mi ha mai bloccato, però mi guardano più di quanto facessero prima. Tu hai letto il libro, sì, di John Titor, sì. Cosa ne pensi? Quello che a me ha interessato più di qualsiasi altra cosa è proprio le riflessioni che naturalmente ha provocato in chiunque. La cosa più curiosa, quando mi è stato chiesto di interpretarlo, è stato proprio il fatto che come fa questa persona a rapportarsi sapendo quello che poi accadrà. Banalissime cose come timbrare, comprare un biglietto, comprare una mela, un giornale, sedersi a tavola, guardare la gente che attraversa per la strada, sapendo quello che poi dovrà accadere, col senno di poi, è questa la cosa che non è mai successa, nel senso, sì, si dice sempre è facile adesso parlare col senno di poi. Certo, il dono di Cassandra. Allora, Simone, noi ti ringraziamo e ti ringraziamo dicendoti anche che ci hai fatto vivere, grazie alla tua interpretazione da attore, da vero attore, una storia che sembrava talmente vera che qualcuno ha pensato fosse realmente vera e girata da noi. Ti dico un'ultima cosa, tu hai incontrato persone in metropolitana, sul treno, noi abbiamo ricevuto tra le tante telefonate, una telefonata in redazione di un giornalista di Milano che chiedeva di intervistare John Titor. Questo è un grande riconoscimento alla tua professionalità perché, come dire, hai fatto diventare vera una cosa che evidentemente vera non poteva essere. Però noi abbiamo detto che dovevamo dare delle notizie, oltre alla notizia che di questo svelamento, abbiamo svelato che tu non sei John Titor ma sei un italiano che ha interpretato questo ruolo, ma in effetti qualcosa di particolare adesso su John Titor ve lo dobbiamo dire. Tra le tante email, tra le tante lettere che ci sono arrivate, ne sono arrivate alcune, ricordo quella di Angelica, che diceva: ma se John Titor viene dal 2036, oggi John Titor già c'è ed è un bambino. Bene, il libro che noi abbiamo letto e dal quale abbiamo tratto la sua storia è stato scritto dalla presunta madre di John Titor. Bene, noi abbiamo fatto le valigie, siamo andati a caccia della madre di John Titor e siamo andati, come stiamo per vedere, a Tampa, in Florida, per trovare la verità vera sulla storia di John Titor. È possibile che un viaggiatore del futuro venga a trovarci, lasci dei messaggi per noi e riparta poi senza lasciare alcuna traccia? Se tutto ciò che l'utente internet TimeTravel_0 ha detto è vero, lui, il soldato americano del futuro, nato nel 1998, oggi dovrebbe avere 10 anni. Dove si trova allora la sua famiglia? Dov'è il bambino? E soprattutto, conosce già il suo speciale futuro?
Per scoprirlo, dobbiamo seguire l'unica pista esistente, quella che ci porta in Florida. È lì, infatti, che la famiglia Titor, stando alle parole di John, avrebbe abitato almeno fino all'anno 2001, prima di sparire nel nulla. Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia come muoversi negli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di un vero investigatore privato americano. Prima di cominciare non avevamo idea del fatto che John Titor fosse tanto conosciuto in tutto il mondo. Mi chiamo Mike Lynch, sono un investigatore privato, sono il fondatore dell'American Night Investigation. L'emittente televisiva italiana Rai mi ha chiesto di occuparmi di un caso estremamente complicato. Si accomodi. Allora, cosa posso fare per voi? Come già sa, siamo venuti fin qui dall'Italia per scoprire la verità sul John Tito. Abbiamo svolto qualche ricerca. Sì. Grazie. Vogliamo scoprire chi è coinvolto, chi c'è dietro a questa storia. Certo, posso capire. Quale sarebbe il suo primo passo? Che cosa farebbe per trovare la verità sul conto di... Innanzitutto cercherei di capire chi è John Titor. Ho bisogno di capire che tipo di informazioni sia possibile ricavare da internet. Fatemi vedere che cosa avete, per favore. E... Sì, ecco. Si tratta di informazioni che riteniamo interessanti, tratte dal forum Time Travel Institute. E... Posso prendere questo libro con me e fare qualche ricerca? Avete contattato qualcuno? Abbiamo tentato di conservare ogni contatto possibile, senza bruciarne nessuno. Eccellente! Quando si conduce un'indagine è importante che all'inizio ci si muova molto lentamente. Se proprio dobbiamo smuovere le acque, è meglio non farlo adesso, ma in un secondo momento. Prima otteniamo qualche informazione e poi partiamo da lì. Ok. Quanto tempo abbiamo per... Abbiamo al massimo 2 settimane di tempo. Posso raccogliere le informazioni in 2 settimane, ma probabilmente dovrò lavorare dalle 10 alle 12 ore al giorno. Dipenderà da ciò che avete già scoperto. Abbiamo bisogno del suo impegno a tempo pieno. Sì, assolutamente. Potete avermi a tempo pieno. Ci tratterremo in città per un altro paio di giorni. Potremmo incontrarci per fare il punto della situazione tra qualche giorno. Ok. È stato un vero piacere conoscervi. Sì, anche per noi. Molto bene. Spero di risentirvi domani in giornata. D'accordo. Ok, grazie signore. Mike Lynch è un detective di grande esperienza e se ha accettato di collaborare con noi della RAI e con Voyager ai confini della conoscenza è perché pensa probabilmente di scoprire qualcosa.
ma non dobbiamo far altro che aspettare adesso. Il primo appuntamento è tra 2 giorni. Il primo passo dell'indagine consisterà nel tentare di localizzare il bambino John Titor, che dovrebbe avere oggi 10 anni, o sua madre, Kai Titor. Cominceremo con qualche ricerca nelle banche dati digitali riservate alla polizia, per poi spostare la nostra attenzione sui documenti del Palazzo di Giustizia della Contea. John Titor è un uomo che dice di essere venuto dal futuro e di aver incontrato la sua famiglia nel nostro tempo. È quella famiglia che ora stiamo cercando, grazie all'aiuto del detective Lynch. Tramite un permesso esclusivo stiamo infatti per firmare gli archivi statali della Florida. Se qualche traccia esiste, può essere nascosta in un solo edificio, proprio nel cuore della città di Tampa. Someone the NSA once listed as the most dangerous hacker in America. Sure don't look like much. Ci troviamo di fronte al Palazzo di Giustizia di Tampa. Stiamo cercando documenti su John o Kai Titor. Questo è un luogo giusto perché è dimostrato che sul 90% dei cittadini americani esiste un dossier. Procedimenti civili, divorzi, multe. Insomma, ogni atto pubblico viene conservato in questi archivi. Entrerò e grazie alla mia licenza di detective proverò a filmare nomi di amici e parenti o procedimenti giudiziari di qualsiasi tipo relativi alla sua permanenza a Tampa, in Florida. Questo è sempre il primo posto in cui si va quando si sta dando la caccia a un uomo. Andiamo a vedere cosa riusciamo a ottenere. I risultati incrociati di diversi archivi anagrafici sembrano dimostrare che non esista nessuna famiglia Titor che possa rispondere a quella che stiamo cercando. Nessun microfilm, nessun registro, nessun documento. Il nome dei Titor sembra non lasciare alcuna traccia dietro di sé. Ma c'è un ultimo luogo in cui guardare. I registri della biblioteca della University of Florida, un luogo centrale nei racconti di John Titor. Se John Titor è passato da qui, come sostiene, i registri possono dimostrarlo. Gli alberi che la circondano avrebbero infatti ospitato i sopravvissuti alla guerra mondiale profetizzata da Titor nell'anno 2015. E la libreria stessa rimarrebbe una preziosa fonte di sapere. Ci troviamo di fronte alla biblioteca dell'Università della South Florida. Anche in questi archivi la stessa indicazione. Non esiste nessuna persona di nome John Titor o Kai Titor. Nessuna persona di nome John Titor o Kai Titor che viva nella nostra epoca, che coincida con i dati in nostro possesso. La fase successiva dell'indagine è allora provare a scoprire chi si maschera dietro al fenomeno Titor.
Bisogna andare oltre, scavare più a fondo. Chi si nasconde dietro a tutta questa vicenda? È tempo di tornare indietro, prima dell'apparizione di John Titor su internet. C'era quello strano fax apparso nel 1998 nel deserto del Nevada. Nel 1998, Art Bell, il conduttore di un programma radiofonico dedicato ai misteri, riceve nel suo studio nel deserto del Nevada un fax che sembra raccontare l'intera vicenda di John Titor, un uomo venuto dal futuro per avvertirci di una guerra imminente. Tutto ciò ben 2 anni prima della reale comparsa di Titor in Florida. Come è possibile? E perché poi da quella radio e dal programma Coast to Coast sembrano essere passati tutti i protagonisti dell'affaire Titor, compresa la presunta madre di John Titor, in una intervista molto sospetta? La sua voce non viene mai fatta ascoltare, ma è il suo avvocato, Larry Haber, a rispondere alle domande che le vengono fatte da studio. La verità su questa misteriosa radio americana sembra voler rimanere sepolta nel deserto del Nevada. Infatti Art Bell, contattato direttamente da noi di Voyager, ha dichiarato di non voler rilasciare più nessuna intervista al riguardo, anche se non si riesce a capire cosa ci sia da nascondere. Art Bell sembra essere comunque solo una sorta di megafono, una cassa di risonanza per chi ha voglia di raccontare storie che viaggiano sulla linea d'ombra. Le indagini del nostro detective si stringono invece su altri 3 personaggi, Scott Norwood e Chris McCarthy, 2 cineasti che sostengono di aver filmato materiale su Titor sequestrato dalla CIA. E anche su Larry Haber, un ex legale della Disney, il proprietario della John Titor Foundation. Continua a ritornarmi in mente il poster pubblicato su quel sito internet. John Titor che spara con una pistola laser. Eppure John Titor non ha mai parlato di armi né di conflitti laser. Sembra invece quasi lo spot di un film. Un film. Che strana coincidenza. Tutto sembra portarci verso uno strano sobborgo di Orlando, vicino a Disney World. Una piccola città che sembra finta, creata dalla Disney e chiamata Celebration. A Celebration ha sede la John Titor Foundation. Il suo presidente è l'avvocato Larry Haber. Tutto sembra portarci verso uno strano sobborgo di Orlando, vicino a Disney World. Una piccola città che sembra finta, creata dalla Disney e chiamata Celebration. A Celebration ha sede la John Titor Foundation. Il suo presidente è l'avvocato Larry Haber. I mesi in cui John Titor ha scritto sul nostro sito internet hanno rappresentato per il nostro forum un periodo davvero straordinario. Episodi come questo non si verificano molto spesso. Ricordo tutti i dibattiti e le discussioni infuocate generati dai suoi messaggi. La tecnologia per viaggiare nel tempo, le sue profezie sul nostro futuro prossimo. Avevamo alcuni frammenti di informazione dai quali potevamo partire per individuare la vera identità di John Titor, come l'indirizzo IP,
o i nickname che usava per collegarsi al forum, ma nessuno è mai stato in grado di dire con esattezza chi fosse questa persona. C'è una moderatrice del forum, del quale non posso fare il nome, che sostiene di aver incontrato Titor in diverse occasioni, di avergli parlato. In un momento diceva persino di aver avuto un legame con lui, una relazione amorosa. Quando Titor ha lasciato il nostro tempo per tornare al futuro, noi del forum siamo stati avvertiti prima. E in teoria esisterebbe anche un VHS che avrebbe registrato la sua partenza. Io però non l'ho mai visto, pur essendomene stata promessa una copia in più occasioni. Se la cassetta esiste, è stata sequestrata dalla famiglia di Titor o da qualcun altro di cui non sono a conoscenza. Che cos'è John Titor? È un ciarlatano? È un soldato come ha detto di essere stato? È un viaggiatore del tempo? Credo che a questo punto dobbiamo semplicemente accettare questa vicenda per quello che è, ovvero un enigma. I came up with a new game show idea. It's called Old Game. A Celebration, il detective da noi incaricato, Mike Lynch, decide di stabilire il suo quartier generale, perché vuole cercare di entrare nella misteriosa sede legale della John Titor Foundation. No, no, non conosco Larry Haber. Non l'ho mai sentito nominare. No, personalmente non ho mai incontrato Larry Haber. Dovrò andare su internet a leggere tutta la sua storia. Com'è possibile? Io ero proprio qui e non ne so niente. Larry Haber? L'ho incontrato. Non so bene che lavoro facesse, ma l'ho incontrato. No, qui conosco soltanto i bambini, perché sono la vigilessa che li aiuta ad attraversare davanti alla scuola. Non conosco Larry Haber, forse la gente lo conosce. No, no, non saprei, non lo conosco. Ho raggiunto il numero 800 di Celebration Avenue, l'indirizzo della John Titor Foundation. Stranamente è la sede della facoltà di giurisprudenza di Stetson. Devo entrare e dirigermi verso la suite 227, la sede legale della John Titor Foundation. Conosco bene Larry, partecipa a svariati progetti, molti dei quali unici. È la specializzazione di Larry. Collabora con società con le quali forse altri non lavorerebbero. È un ottimo avvocato che in un certo senso segue sempre progetti ai limiti, sul filo del rasoio. Questo dovrebbe essere l'ufficio della John Titor Foundation, ma al nostro arrivo scopriamo che è la sede di altre società. Stiamo dando la caccia ai fantasmi. Abbiamo ancora un ultimo dato da verificare: l'indirizzo postale della John Titor Foundation a Celebration. Vediamo se almeno lì è rimasta ancora una traccia di John Titor. Ci troviamo al civico 7862 della Broad's Memorial Highway. Ancora una volta ci ritroviamo con un pugno di mosche. Questo è l'indirizzo che la John Titor Foundation usa come recapito postale e lo usa anche come indirizzo del sito. La finta città di Celebration sembra parlare con i suoi edifici e le sue case, anche metaforicamente. Tutta la vicenda Titor appare sempre più come una scatola vuota, un uomo che viene dal futuro, le cui tracce nel nostro tempo evaporano al sole della Florida. Ogni pista sembra portare a Larry Haber.
Credo che sia lui il fantasma che stiamo inseguendo. Siamo incappati in molte informazioni errate, in molti depistaggi. Abbiamo verificato indirizzi che si sono rivelati vicoli ciechi. È una cosa che succede spesso nel mestiere di investigatore. Si ricevono informazioni false di continuo, mezze verità o informazioni volutamente sbagliate. Ma ciò che conta sono solo i fatti. Quando svolgi un'indagine devi ottenere prove concrete. Devi essere in grado di dire con certezza questo è il chi, questo è il perché, questo è il come e questo è il quando. In questo caso non abbiamo risposto a nessuna di queste domande perché lavoriamo sulla base di materiale proveniente da internet e che adesso, sempre di più, sembrerebbe inafferrabile, il che ci costringe a scavare più in profondità. Si sta rivelando un'impresa molto complicata. Io sono un investigatore, sono un cacciatore di uomini e continueremo a indagare fino a quando non troveremo l'uomo che si nasconde dietro questa storia. Mike Lynch deve riuscire a ottenere un appuntamento con Haber. Tutto sembra passare per le mani di questo misterioso avvocato. Mr. Haber? Sì, sono Haber. Mi chiamo Mike Lynch. Collaboro con la Rai TV, una televisione italiana. Vorremmo sapere se è possibile fissare un incontro con lei per parlare della John Titor Foundation a Orlando questa settimana. Se mi invia un'email, la inoltrerò ai miei clienti, chiedendo loro se vogliono che io vi dica qualcosa. Sarebbe grandioso. Ci tratterremo in città ancora pochi giorni. Se otterrò il loro permesso, sarò ben lieto di incontrarla in settimana. Probabilmente potrò incontrarvi venerdì. Venerdì andrebbe bene per noi. Ok, ci vediamo a Orlando. Ok, benissimo, la ringrazio. La ringrazio molto. Molto bene. Larry Haber ha abboccato. Siamo a un passo dalla soluzione del mistero. Chi si nasconde dietro John Titor, l'uomo che sostiene di venire dal futuro? Abbiamo scoperto che non esiste ufficialmente nessuna madre Kay Titor e nessun bambino di 10 anni di nome John Titor. Art Bell è una figura oscura, ma sembra essere solo un megafono che ripete e amplifica parole altrui. Olaf Phillips non ha mai incontrato Titor e anche tutta la storia della presunta fidanzata di John Titor si è sciolta come neve al sole alle prime verifiche. Tutto ci porta verso l'uomo che avrebbe tenuta nascosta la verità per tutti questi anni. Si chiama Larry Haber. È l'uomo che ha tutti i diritti della vicenda Titor. È il presidente della John Titor Foundation. È l'avvocato della famiglia Titor. È appunto un avvocato, una persona cinica, smaliziata, attenta, una persona difficile da far confessare. L'unica strategia possibile è fingere che il detective Mike Lynch sia un collaboratore americano della Rai e di Voyager. In questo modo sarà lui a interagire con Larry Haber prima e dopo l'intervista. Avrà così modo di registrare eventuali confidenze dell'avvocato grazie anche a una telecamera nascosta. Io sono il legale della John Titor Foundation e della famiglia Titor. Sono entrato in contatto con la famiglia Titor per tramite di un mio amico della facoltà di giurisprudenza che mi ha chiamato sapendo che mi occupo di intrattenimento. Sono stato assunto dalla famiglia, ma non ho mai incontrato alcun membro della famiglia Titor. Ho solo parlato un paio di volte al telefono con Kai in questi 2 anni e mezzo.
Quando ho avuto occasione di parlare con lei al telefono, mi è sempre sembrata molto cauta, quasi spaventata dall'idea che troppa gente possa sapere cosa sta succedendo. Non so se un giorno deciderà di uscire alla scoperta, rivelando la propria identità. Mentre l'intervista ufficiale prosegue, i tecnici della RAI preparano il detective Lynch per la sua imminente entrata in scena. Un microfono nascosto per registrare Larry Haber in privato. Quello che so da Kay è che il piccolo John Tito non sa cosa stia succedendo veramente in questa fase della sua linea temporale. La famiglia sta tentando di isolarlo il più possibile da questa faccenda, mantenendo il massimo riservo sulle informazioni riguardanti il caso. In qualità di rappresentante legale, il mio lavoro consiste anche nel tentare di far capire che questo è tutto ciò che sappiamo allo stato attuale. Sono stato intervistato dalla radio Coast to Coast e la domanda che mi è stata posta era la seguente: può metterci in contatto diretto con Kay? L'intervista è stata organizzata così. Le domande venivano poste a me e io, che ero in contatto telefonico con Kay, raccoglievo le sue risposte e le sue dichiarazioni. Quello è stato il contatto più intenso che ho avuto con lei. Mi sono state fatte molte domande sul video della partenza di John Tito. A quanto mi consta, è genuino. Ne ho potuti visionare solo alcuni spezzoni, ma adesso non posso dire altro su questo argomento specifico. Si tratta di un tema del quale mi è stato espressamente chiesto di non parlare. L'intervista ufficiale è finita. Entra in gioco il nostro Mike Lynch. Deve strappare una confessione e lo porta in una stanza con una scusa. Curiosamente, anche il fratello di Haber li segue. È una storia molto interessante, signor Haber. Non credo a una sola parola, ma è interessante. E siamo stati su questo argomento per ore. È un casino. La cosa mi diverte moltissimo. Ho un figlio di 22 anni che lavora per la NASA e qualcuno sospetta che sia lui, John Tito. Ci sono state persone che... Ma lei sa perché? Perché lei è il titolare della compagnia e dei diritti d'autore. No, lo so. Hanno tentato di rintracciare le sue email, il suo indirizzo di posta elettronica, per vedere se si trattava di lui. Si sta divertendo un mondo con questa storia. La cosa più curiosa che ho trovato è che quando si va a guardare a chi appartiene la compagnia... Salta fuori il mio nome. Salta fuori il suo nome. E anche quando si vanno a guardare i diritti d'autore. Io vengo usato come una sorta di scudo per impedire che si possa andare oltre il mio nome. E il bello di quando mi si intervista è che io non so niente. Ma ogni pista porta a lei. Sì. Lei non viene pagata? No. Affatto? Ho un accordo. Se dovesse essere prodotto qualcosa, ad esempio un film... mi spetterebbe una piccola percentuale degli introiti. Dice sul serio. Ma in pratica non potrebbe decidere di prendere tutto lei? In fondo i diritti appartengono solo a lei, no? Certo. Ma è a questo che serve un avvocato onesto. Certo, però lei potrebbe approfittare della situazione e a loro non andrebbe neanche un centesimo. Lui sarebbe il viaggiatore nel tempo e lei sarebbe il milionario. È esattamente così. È per questo che pensandoci mi sono detto: andiamo, è Larry Haber. Potrebbe essere, ma non è così. E comunque non mi crederebbe se le dicessi che non è vero. Ma resta un dubbio. È lui realmente John Titor? Può Larry Haber aver avuto tutte le conoscenze di fisica, di ingegneria che ci ha trasmesso John Titor con i suoi messaggi? Forse no. Forse qualcuno molto vicino a lui, però, era in grado di farlo. Eccoci giunti alla fase finale della nostra indagine. Per tutto questo tempo abbiamo dato la caccia a un fantasma di nome John Tito. La giornata di ieri è stata molto importante. Abbiamo incontrato l'avvocato Larry Haber. È il titolare dei diritti d'autore della compagnia che porta il nome di John Tito Foundation.
Tutte le nostre piste portano a lui. Ma il fatto strano è che con lui c'era anche suo fratello, venuto in aereo da New York solo per essere presente all'intervista. Un dato interessante, visto che suo fratello è un esperto di tecnologie informatiche che lavora con internet e con i computer. Io credo che sia lui, il vero John Titor. E non appena avrò la prova concreta definitiva, ci incontreremo di nuovo con Roberto Giacobbo e gli amici italiani di Voyager. Dunque, il mistero potrebbe essere nascosto in un uomo che ci è stato accanto per tutto il tempo della nostra intervista e che, non a caso, sembra guardare con grande interesse verso la nostra telecamera Rai mentre lo inquadra casualmente. È questo il vero volto di John Titor? Allora, facciamo il punto. Cosa abbiamo trovato realmente? Per primo, non esiste nessuna traccia, anche lontana nel tempo, dell'esistenza anagrafica né di John Titor né della madre, che nessuno ha mai peraltro visto. Secondo, la John Titor Foundation non ha una sede e l'indirizzo di posta è appoggiato ad una società di noleggio di caselle postali. Terzo, filmati, registrazioni e prove documentali sono totalmente assenti. Quarto, un solo uomo conferma l'esistenza di John Titor, è un avvocato e detiene i diritti di commercializzazione di tutto ciò che riguarda John Titor. Non solo, guarda caso ha un fratello esperto in informatica e tecnologie che è venuto a sue spese da New York proprio per essere presente solo alla nostra intervista. Perché? Quindi niente prove, niente tracce verificate, due fratelli che gestiscono tutto in prima persona, compreso le presunte fonti. Molti siti internet, circa 300.000, fatti bene e curati, parlano ancora oggi di John Titor. Ma a questo punto, dopo aver fatto per la prima volta una ricerca così approfondita direttamente nei luoghi, per convincerci dell'effettiva esistenza di questo fenomeno mediatico chiamato John Titor, ci vorrebbe ben altro che ipotesi o leggende. Come sempre abbiamo ascoltato tutto, senza chiusure o preconcetti, ma questa volta, tra ascoltare e credere, il passo è realmente troppo lungo.